Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Per noi la salutiamo. E dico a Rosi che più volte, sì, diciamo, avendolo costituito il PD, ne ha ipotizzato lo scioglimento. Dico a Rosi, ancora una volta, il popolo delle primarie ci ha dato uno schiaffone e ci ha detto andate avanti. Io mi auguro di avere presto Rosi tra di posso noi a darci una mano. E se no perché? No, ma certo, mi permetto di dirlo perché... Prego. Insomma, mi lega. Tanto ben trovata, Rosi Bindi, prego, dia la risposta che poi ho qualche minuto di pubblicità, ma non importa. La risposta gliela do subito a Boccia. Un po' si è sciolto, perché altrimenti il risultato delle primarie non avrebbe capovolto quello degli iscritti. Ma lo speravamo, scusami, come ma... sai, lo speravamo. No, vabbè, lascia stare. Tu sostenevi la Elisline, va bene, hai vinto. No, ma non è solo per la vittoria, è la chimica che è venuta fuori, Rosi. No, ma la chimica che è venuta fuori è questa, che gli iscritti del partito, che peraltro hanno votato con una percentuale molto bassa, avevano dato un certo risultato. È stato il popolo che è venuto da fuori che ha eletto la nuova segretaria e quindi in qualche modo ha detto che quel partito non andava bene. E forse più coraggio nel fare la direzione ieri potevate averla. Conosco troppe persone di quella direzione in Boccia per pensare che siamo una guarda, svolta. Guarda, c'era una bella assemblea, Rosi, c'era una bella assemblea. Ma è bellissimo, giovane, perché sembra proprio una conversazione, diciamo, quasi privata, guarda che li conosco. Ma e no, ti dico che c'era una bella assemblea. No, ma e aggiungo, l'80% sono nuovi. Una cosa, se il processo costituente ha provato a iniziarlo Letta, io mi auguro che non si fermi col nuovo percorso, perché o si affrontano i nodi che non sono stati risolti neanche questa volta, o altrimenti io credo davvero che farà molta fatica. Io penso che il processo costituente lo abbiano aperto le primarie e anche in questi giorni, mentre noi parliamo... Come sai, abbiamo riaperto il tesseramento, mai successo prima nella storia del PD, si sono iscritte oltre 10.500 persone in una settimana, a dimostrazione c'è cioè, attenzione e questa voglia strano di partecipazione. Perché poi gli iscritti quando votano gli danno un altro segretario. Lo facciamo un invito a Rosi Bindi? Evidentemente ci saranno molti più iscritti. Lo facciamo un invito a Rosi Bindi a rientrare in questo benedetto Partito Democratico? Lei lo sa. No, lei sempre lo benvenuta. Sa. Se no, ma l'invito lo faccio. No, boccia, ma lo sa, benvenuta. È fondatrice del Partito Democratico, ha fondato una cosa bellissima e deve crederci anche lei. Ma io vorrei sapere chi ha autorizzato la conduttrice a fare da mediatrice. Nessuno, mi fermo. Andiamo in pubblicità, grazie davvero agli ospiti. Rosi Bindi resta con noi, qualche minuto di pubblicità. La convince torniamo. Allora, io ci provo.